Col preset numero 5 ero già corto di idee, perché in realtà, secondo me, già i primi due preset a me bastano e avanzano. C'era un preset sul Nova Modulator che, secondo me, era un'esagerazione, ma poteva starci. Come vedete, faccio funzionare tutti e due i motori e tutti e due con lo stesso effetto. Il phaser. Tra l'altro del phaser si può decidere anche quanti stadi far andare, 4, 8 o 12, mi sembra di ricordare. Sì, esatto, 8, 4, 12. Nel caso specifico c'è il primo motore che fa un phaser a 8 stadi, mentre il secondo motore lo fa a 12 stadi. In pratica dovrebbe assomigliare un po' ha un vecchio effetto che si chiamava Mutron. È senza ombra di dubbio un'esagerazione, però con il suono sporco permette di sognare. Non è sicuramente questo l'effetto, però veramente è una baraonda di suono. Preset numero 6. Anche qui vado con i due motori, di cui uno addirittura con la variazione, quindi esasperandolo. Abbiamo un tri-chorus più un tri-chorus, praticamente sono sei chorus. Venendo io dal Rockton IntelliFest, dove addirittura c'era un chorus a 8 voci, direi che questo qui si avvicina molto. Anche questo è un preset che può essere usato doppio. Io l'ho impostato con tutti e due i motori che vanno, ma come vedete il motore numero 1 è esattamente di default, cioè a tutto ore 12. Ed ecco come suona. Bello, molto caldo, molto grosso. Se fosse troppo, mi basta tenere schiacciato questo pulsante ed io elimino uno dei due motori e il chorus diventa solo a 3. Con il preset numero 7, dove vanno ancora i due motori, l'A e il B, ho tentato di riprodurre un Leslie, naturalmente come ce l'ho io nella testa. Quindi sarebbe più giusto dire un pseudo Leslie. Come ho fatto? Sul primo motore ho impostato un phaser con anche la sua variazione, che quindi fa uscire di più le note acute. Con queste regolazioni, mentre dall'altra parte un tremolo. Assomiglia vagamente al preset 2, dove però avevo qui un tri-chorus. Insomma, viene fuori un suono molto liquido e mosso, che mi ricorda un po' un Leslie. L'LFO è sincronizzato tra i due motori. Sentiamolo un attimo. Vediamo se mi ricordo a orecchio come fa questa cosa.
preset 8 è di una semplicità estrema. Più che altro è fatto per usare il vibrato, che se no non riuscivo ad usare in nessun'altra situazione. Infatti, il motore A, il primo, è impostato su un leggero vibrato. Come vedete, ho spostato molto poco le manopole dalla posizione centrale, quella di ore 12, che rimane sempre un ottimo punto di partenza. Sentiamolo. Anche questo molto dolce. Ho lasciato come possibilità quella di inserire sul motore 2 un chorus normalissimo, come vedete, con tutto a ore 12. Ed eccolo inserito. Il preset numero 9 non ha assolutamente nulla di particolare. Infatti è quello che mi sono ritrovato dopo aver resettato il Nova Modulator per riportarlo alle condizioni pari al nuovo. Ricordo che ho usato. La particolarità del preset numero 9 è che è impostato il chorus esattamente come lo usa Eric Johnson, quindi un suono di chorus molto leggero, ma anche molto bello. Ma la particolarità è che mi sono ritrovato sempre nel preset il motore 2 con impostato un tremolo molto interessante inserito. Ecco, forse così con il suono pulito dirà poco. Però è molto interessante, se io inserisco la distorsione, viene fuori veramente un suono interessante. Un tremolo molto, molto hard con sempre il chorus sottofondo, ma inserendo la variazione l'effetto diventa molto più drammatico. Posso anche agire sulla velocità. Sentito questo Nova Modulator presenta veramente una varietà di effetti di modulazione realmente realmente interessante e tenete presente che io non li ho usati tutti. Ad esempio ce n'è uno che fa impazzire tutti sul web che io non reggo. Se, andiamo sulla impostazione manuale, rimetto tutto a ore 12 per lasciarlo impostato di fabbrica. Ho anche la possibilità di avere una modalità di flanger è chiamata Fru Zero, che suona così. Cioè, quando i due segnali si incontrano, si cancellano. Può essere usata anche la variazione dove non si cancellano proprio del tutto. Possibilità di questo pedale sono realmente, non dico infinite, ma notevolissime. Io vi ho fatto ascoltare semplicemente i preset così come li ho pensati io. Naturalmente
sono perfettibili. Dico sempre che li perfezionerò, però poi so sicuramente che una volta impostati li lascerò così per anni, fino a quando non butterò via tutto. Vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima.